ChatGPT. Vediamo che cosa combina. Una curiosità, anche se due tipologie di filamento non vanno bene. Abbiamo un raft sotto in ABS e adesso andiamo a fare il particolare in PG. Vediamo cosa cade, se gli va bene la base. Un semplice particolare, un esperimento che volevo fare da tempo. È chiaro che mescolare il PLA, il PLA con l'ABS non è proprio il caso, tantomeno col PSG, non si attaccano proprio. Vedremo, vedremo cosa salta fuori. Questa è una macchina praticamente ricostruita, si trattava di un'altra marca, di un'altra casa, praticamente è rimasto il telaio e i supporti delle tre viti di sollevamento del piatto, nient'altro. Orca, che è questa roba? Muy strano, adesso si è staccato un pezzo di materiale che era attaccato all'estrusione. Purtroppo adesso la schifezza è stata tolta. Insomma, che cacchio è? Si era attaccato della roba ai bordi dell'estrusore. Non si stacca. Urca. Non si stacca. Aiuto! Accidentacci! Ok. Un bel po' di colla, questo tipo di piano in pay non è adeguato, nel senso senza colla non aderisce neanche morto. Qui dove era rimasta la calcola di ABS, che era rimasta attaccata all'estrusore, che non mi è in fase di spurgo. Insomma, non fa tanto schifo, dai. Però la cosa interessante è appunto che su un piano di ABS abbia aderito ottimamente questo PG della Verbatim, senza rompere per fare pubblicità. Ma solo come informazione.